Allora, ti faccio conoscere questa signora oggi che sta dentro questo libro. Eh? Questo libro è un libro di un signore che si chiama Leonardo. Lei sa come si chiama? Allora, lei la chiamano Gioconda. Sai che vuol dire Gioconda? No, Io pensavo che si chiama Giovanna. non si chiama Gioconda. O meglio, non lo sappiamo come si chiamava veramente. Noi la chiamiamo Gioconda. Sai che vuol dire Gioconda? Vuol dire felice. Guarda un po'. Come me? Sì, ti sembra felice? Guarda un po'. Guarda un attimo. Sì. Cioè, ti sembra felice lei? No, così. Come, scusa? E Così. perché la chiamano Gioconda, secondo te? Boh. Vedi che sta seduta con le mani sulla sedia. E secondo te, guarda un po' la faccia, che cosa sta pensando? Sta pensando al mare, eh? Ah, quindi sta pensando a quello che c'è dietro. Sai che può essere vero però, perché in effetti dietro ci sono tutta una serie di cose. Guarda, vedi che c'è un ponte qua, lo vedi? C'è un piccolo ponte che potrebbe essere un ponte che lei conosceva. E quindi forse sta pensando al paesaggio che c'è dietro. Che conosceva. Sì, esattamente. Perché a volte quando Leonardo dipingeva ci metteva dietro le cose che riguardavano un po' le persone che lui stava dipingendo. Guarda un po', vedi che c'ha. Guarda. Vedi che c'è un piccolo velo, lo vedi che c'è una righetta qua? Vedi che c'è un velo sui capelli? Perché secondo te c'è questo velo? A cosa poteva servire il velo? Per sposarsi. Forse è vero, sai? Sai che forse lei è una sposa, eh? Lei forse è una sposa e... In quei tempi si vestivano così le spose. Così come? Così come E vestita. come è vestita lei? Con questo vestito, queste cose. Può essere però. Qualcuno dice che è sposa, qualcuno invece dice che è una mamma. Perché in realtà dice che ha le mani sul grembo perché aspetta un bambino. Ma non lo so se è vero. No, perché al veletto è una È sposa. una sposa, eh? Ma può essere però. Ma secondo te è contenta o è triste? Guardati la faccia. Né triste né felice. Né triste né felice? E quindi com'è? Un pochino felice, un pochino triste. Quindi non si capisce bene com'è lei. Senti, ma dimmi tu, ma ti piace o non ti piace questo quadro? Lo vorresti avere appeso sul letto? Sopra il letto vorresti averlo appeso? Nella cameretta tua? No? Non ti piace? Ma non ti piace perché non ti piace l'espressione? Perché non ti piace? Perché ricci pure gli scegli, voglio ricci come mamma.